Buonasera a tutti e grazie mille per l'introduzione e per l'invito. Oggi cercherò di parlarvi delle mie due passioni in ambito professionale, che sono la robotica e le neuroscienze, come è stato introdotto. Detto così, a qualcuno potrebbe venire il dubbio cosa hanno in comune. Qualcosa si può intravedere. In realtà, spero che alla fine del mio discorso saremo tutti d'accordo che hanno molte cose in comune. Per farlo vi devo un po' così spiegare cosa sono la robotica e le neuroscienze. Può sembrare intuitivo. Immagino che tutti voi, quando sentite parlare di robot, immaginate un sistema di questo tipo, un robot antropomorfo, cioè che ha la forma e cerca di replicare le funzioni dell'uomo. In realtà i robot antropomorfi sono una piccola parte della robotica, che si chiama robotica umanoide, mentre invece la robotica si occupa di tantissime altre cose, dai robot per pulire la casa che abbiamo in alcune delle nostre case, ai robot industriali, ai robot che si usano in ambito medico, per la chirurgia o per la riabilitazione. Cosa hanno queste macchine in comune per definire il settore della robotica? Prendo a riferimento delle parole del professor Michael Brady, che è il professore che ha fondato a metà degli anni 80 il Robotics Lab di Oxford, che tradotte in italiano suonano come: la robotica è quel settore della conoscenza scientifica e tecnologica che ha l'obiettivo di trasformare le informazioni della percezione, quindi le informazioni che vengono dai sensori, in un'azione. Cioè, la differenza tra un robot e un qualsiasi dispositivo elettronico che potete avere in tasca è che il robot si muove nel mondo fisico e interagisce col mondo, può scambiare forze col mondo esterno. Ma di fatto la robotica si occupa di controllare il movimento in maniera intelligente di queste macchine, date le informazioni che vengono dai sensori che ha a bordo. E di cosa si occupano le neuroscienze? Questo forse è un pochino più intuitivo. Le neuroscienze si occupano del cervello, non solo del cervello umano, ma tendenzialmente del cervello. E il cervello è questo sistema straordinario che ha fino a 100 miliardi di neuroni e ha fino a 1 milione di miliardi di connessioni. È difficile, è un numero complicato da immaginare, anche per me che lavoro in quest'ambito. Ho cercato ieri quant'è il PIL mondiale espresso in dollari. Il PIL mondiale espresso in dollari è circa un poco meno di 100.000 miliardi. Ecco, il numero di connessioni numericamente che abbiamo dentro di noi, nel cervello di ognuno di noi, è 10 volte numericamente maggiore del PIL mondiale espresso in dollari. Domanda: secondo voi questo sistema a cosa serve? Qual è la funzione principale del cervello? Non so se qualcuno vuole azzardare una risposta. La prima cosa che mi verrebbe da dire a me, non conoscendo l'ambito, è: serve a pensare, a sognare, a immaginare, a, no, tutte quelle funzioni che noi immaginiamo possa il nostro cervello stare lì per svolgere. In realtà è abbastanza assodato che il controllo del movimento non è solo una delle tante funzioni del cervello, ma è probabilmente il motivo per cui il cervello esiste. Vi faccio un esempio con questa essere marino, che è un essere marino della famiglia dei tunicati, che quando è nella sua fase infantile, per nutrirsi ha bisogno di muoversi e quindi ha una struttura nervosa di circa 300 cellule. Quando invece cresce, mette radici, può nutrirsi dal suolo, siccome non ha più necessità di muoversi, riassorbe il cervello, lo mangia e lo digerisce. Non ha più bisogno di muoversi, smette di avere un cervello. Per cui, detto semplificando al massimo, la robotica si occupa di gestire e controllare il movimento di un corpo artificiale e il cervello si occupa di controllare il movimento di un corpo umano o animale. Chi è più bravo dei due? Lascio giudicare a voi. Questo è un robot commerciale, il robot secondo me nel controllo del movimento più avanzato che esiste al mondo, si chiama Atlas, di una società di Boston, Boston Dynamics, che fa delle cose per me che sono robotico incredibili.
Quando ho iniziato a fare questo mestiere circa 20 anni fa, i robot a manopera riuscivano a fare qualche passo senza cadere. Ok, adesso questo robot salta, fa capriole. Quanto è bravo l'uomo a fare le stesse cose? Questo è un esempio di ragazzi, sicuramente ben allenati, non come me, diciamo, che sono appassionati di parkour, si chiama questo sport. Non ho scelto un atleta particolare di punta, sono migliaia di ragazzi che si allenano in maniera intensa a farlo, però riescono a fare delle cose che nessun robotico al mondo potrebbe mai immaginare di far fare a un robot. Ok? La cosa più stupefacente di tutti è che se andiamo a vedere le caratteristiche dei due sistemi, noi abbiamo dei muscoli che sono 100 volte più lenti dei motori che utilizziamo nei robot. Abbiamo una velocità di trasmissione dei nostri segnali che è fino a 1.000.000 di volte più lenta di quella che abbiamo nei sistemi artificiali e un ritardo nel controllo dei movimenti che è circa 100 volte maggiore. Per cui da qui viene lo stupore e la necessità di me, ma di tantissime centinaia di persone che fanno ricerca in questo ambito, di cercare di mettere insieme la disciplina della robotica con quella delle neuroscienze per capire meglio come il cervello lo fa e poter implementarlo in sistemi artificiali. Ora, io di questo ambito che ho introdotto vi parlerò di un caso specifico, non perché è più importante degli altri o più rilevante, ma semplicemente perché è una cosa di cui mi sono occupato negli ultimi 3 anni, quindi la conosco un po' meglio delle altre. Ed è questo progetto europeo che ho la fortuna di coordinare, che si chiama COMBOTS, e l'acronimo è un acronimo inglese che vuol dire connessi tramite i robot. L'idea è che noi possiamo utilizzare delle interfacce robotiche per mettere in connessione fisica due persone, per esempio un maestro di violino e un discente di violino, oppure un bambino che sta imparando a scrivere è il maestro o il genitore. E questa connessione che questi robot fanno, quindi una persona interagisce con un robot, l'altra persona con un altro robot, e i due sono connessi tra di loro tramite un programma che permette di passare forze e spostamenti da una persona all'altra, questa cosa abbiamo proposto che possa facilitare l'apprendimento di questi task molto difficili, di questi compiti molto difficili. Da dove ci viene l'idea? Beh, l'idea ancora ci viene dalle neuroscienze motorie, che hanno negli ultimi anni studiato come il cervello umano gestisce questa interazione tra uomini, per esempio nella danza o quando bisogna spostare un oggetto. Ora, questi compiti sono abbastanza complicati, per cui quello che si fa normalmente è che in ambito di ricerca si semplifica al massimo cercando di mantenere le stesse caratteristiche del compito, per cui qualche anno fa un mio collega dell'Imperial College ha fatto una serie di esperimenti in cui si chiede a due persone di inseguire un target su uno schermo e le due persone possono essere o connesse o non connesse, sempre tramite l'uso del robot. Quello che ha visto è che sia che io sia più bravo, sia che sia meno bravo, quando lavoro in coppia, di fatto miglioro. Questo grafico dice che sopra lo zero il lavoro in coppia ha delle performance maggiori che il lavoro da solo, cioè lo stesso task da solo. Quindi è una sorta di strategia in cui sia chi è più bravo, sia chi è meno bravo, vince sempre. Nel nostro ambito di applicazione però, dove c'hai una persona molto brava a fare un task, come un maestro, una persona che sta iniziando a fare quello stesso task, ci siamo chiesti se questo meccanismo funzionasse lo stesso. Allora abbiamo fatto un'altra serie di esperimenti in questo progetto che con un compito un po' più complesso, quindi un movimento anche contro diciamo la gravità sul piano verticale, per cui è una rotazione di quel joystick che queste persone tengono in mano. E a una delle due abbiamo dato un task più difficile, un compito più difficile, cioè il target anziché essere ben definito era molto più sfocato e più difficile da inseguire, proprio per simulare la condizione in cui c'è una persona molto esperta e una persona meno esperta. L'altra idea che abbiamo avuto è che siccome c'è questa relazione asimmetrica nelle competenze delle due persone, forse con l'aiuto dei robot valeva la pena di valutare se funziona meglio una connessione asimmetrica anche nello scambio delle forze, per cui abbiamo pensato che la persona
meno brava a fare quel compito potesse sentire una forza maggiore rispetto a quella più brava che potesse sentire una forza minore. Ovviamente l'abbiamo sperimentato con tutti, come si fa in laboratorio, con tutti i controlli del caso, cioè provando tutti i vari tipi di interazione. Quello che abbiamo visto ancora è che se si usa la strategia per cui le due persone si mettono in comunicazione in maniera simmetrica, di fatto le performance di coppia sono più alte che di quelle del singolo, quindi questo concetto funziona anche nel caso di performance molto diverse, e la fatica che si mette nel fare il task viene bilanciata tra i due. Potete immaginare che lo step successivo a questo punto, finora ho parlato solo di esperimenti di laboratorio, è quello di andare nella vita reale, quindi di provare se questo concetto funziona anche nei task che vi ho descritto prima. Questi sono gli esperimenti che stiamo facendo in questi mesi, in cui abbiamo, nei due ambiti che ho identificato all'inizio, nell'ambito della scrittura e nell'ambito dell'apprendimento di come suonare uno strumento molto complesso che è il violino, possiamo utilizzare dei meccanismi di connessione appunto tramite robot per facilitare l'apprendimento. Questi sono studi che stiamo facendo in questi mesi. I risultati sembrano promettenti, ma da persona che fa ricerca purtroppo ancora non posso dire se funzionerà veramente oppure no, perché abbiamo altri 4 mesi fino alla fine di questo progetto. Quello che posso dire è che questo è il primo esempio di questo concetto di mettere in comunicazione le persone, in comunicazione fisica, le persone tramite robot, viene portato fuori dall'ambito di laboratorio in uno scenario di applicazione reale della vita di tutti i giorni. L'altra cosa che ci tengo a sottolineare è che non è un lavoro, ho detto prima, un progetto europeo che coinvolge molti partner, non è un lavoro solo mio o del mio gruppo, ma è un lavoro di squadra. La parte della scrittura coinvolge anche l'Imperial College di Londra, oltre che l'Università di Newcastle e il Campus Biomedico di Roma, e il lavoro sui violinisti, sugli studenti di violino, coinvolge la Scuola Superiore Sant'Anna e IUVO per la progettazione dei robot e l'Imperial College, l'Università di Kent e il Campus Biomedico per la parte di esperimenti. Concludo con un messaggio finale, anche per, diciamo, non più che un messaggio, una considerazione che voglio fare insieme a voi, perché sono sicuro che a qualcuno di voi, sentendo parlare di robotica, neuroscienze, intelligenza artificiale, può essere venuto il dubbio dei rischi associati a queste tecnologie. Se ne parla molto sui media, si discute molto se c'è un pericolo di un uso distorto di queste tecnologie, tant'è che mi è bastato fare una ricerca di un minuto su Google, che queste sono le 3 prime pagine che mi sono uscite, quindi da una pagina un po' più discorsiva dell'INEL che chiede non è che i robot metteranno a rischio il nostro lavoro nel futuro, a scenari più catastrofici, per esempio di Faust che dice i robot, o quell'altra pagina, di i robot insieme all'intelligenza artificiale sono un rischio per l'estinzione umana. Ok? Quindi questa è la riflessione che volevo fare. Detto questo, che c'è ovviamente una grossa attenzione sui possibili rischi, volevo così ricordare che la maggior parte delle persone che si occupano di robotica e neuroscienze, da un lato cercano di utilizzare i robot per studiare meglio i meccanismi cerebrali, e dall'altro, una volta che apprendiamo come funziona il cervello, possiamo progettare dei robot migliori che possono aiutare le persone nella vita reale, sia nell'ambito che vi ho descritto prima, cioè nell'imparare un nuovo compito, sia in ambito per esempio riabilitativo. Abbiamo delle tecnologie che servono per aiutare a valutare e a fare terapia di vari tipi di malattie, come per esempio il Parkinson. Quindi l'ultimo messaggio è che sicuramente a qualsiasi scoperta scientifica o innovazione tecnologica corrispondono certamente dei rischi, questo è sempre così, è sempre stato così. Quello che possiamo fare, non solo noi come ricercatori, ma tutta la società, è quello di informarsi, vigilare e soprattutto far la giusta pressione su chi decide, quindi sui decisori politici, affinché
le ricerche e le tecnologie vengono utilizzati per la crescita dell'umanità e non per metterla a rischio. Grazie.